Marchio è la notizia. In studio Marco Ferri. Vediamo insieme i titoli del sommario. Al via i corsi di recupero del nuovo anno scolastico, ecco le linee guida adottate per un rientro in classe in sicurezza. Trasporto scolastico, sale dal 50 all'80% la capacità di carico degli studenti che potranno salire sugli autobus per raggiungere la scuola. Parla il nostro telegiornale, il direttore di Adriabus Benedetti. Tamponi obbligatori ai ragazzi autistici, un gruppo di mamme si rivolge agli avvocati per chiedere di effettuare test sierologici perché ritenuti meno invasivi. Nonostante le difficoltà organizzative, anche quest'anno prende il via l'incontro internazionale polifonico Città di Fano, orfano però dei cori provenienti dall'estero. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Questa mattina sono iniziati i corsi di recupero del nuovo anno scolastico, ma a differenza di quanto annunciato, non in tutte le scuole. La decisione spetta infatti agli insegnanti che oggi hanno preso parte alle riunioni del collegio docenti. Intanto il personale scolastico è al lavoro per sistemare le classi nel rispetto delle nuove norme anticontagio. Dopo mesi di lockdown, tra norme, timori e dubbi, ha preso il via il nuovo anno scolastico. Questa mattina le scuole hanno riaperto i cancelli, ma con la consapevolezza di iniziare con modalità del tutto nuove, come mai accaduto prima. Niente saluti con baci e abbracci, ma tutti a debita distanza e con regole igienico-sanitarie da rispettare. In attesa dell'inizio delle lezioni, previste per il prossimo 14 settembre, con eccezioni stabilite dalle singole regioni, partono i corsi di recupero degli apprendimenti. A tornare a scuola, però, al momento sono stati solo i docenti per le prime riunioni e per pianificare le attività didattiche. Presenti anche i collaboratori scolastici per sistemare e sanificare le aule. In realtà la scuola è stata sempre aperta perché abbiamo dovuto in tutta l'estate predisporre gli ambienti, le varie situazioni, i vari interventi anche abbastanza importanti. Ci sono ancora i cantieri aperti in due dei nostri plessi. E in realtà i corsi di recupero non potevano iniziare il primo di settembre, in quanto è una decisione, un'organizzazione che è stabilita dal collegio docenti, che è tuttora in corso. Siamo orientati a farli iniziare tra qualche giorno, però a distanza, in modo da permettere a tutti gli alunni di poter seguire con tranquillità da casa questi momenti di recupero e poter finire la preparazione dei vari plessi, perché le classi da predisporre e per l'attività didattica in situazione di Covid sono ovviamente tantissime e quindi il lavoro è veramente importante. Intanto il Comitato Tecnico Scientifico ha stabilito le linee guida per il ritorno in classe, ma queste regole generali potranno essere modificate dalle autorità sanitarie nel caso in cui la situazione dei contagi dovesse peggiorare. L'argomento principale è l'utilizzo della mascherina. Se gli studenti seduti al banco manterranno la distanza di almeno un metro, potranno anche evitare di indossarla. I docenti invece dovranno tenerla nel caso in cui si spostino all'interno dell'aula, mentre se saranno in posizione statica e con la cattedra a una distanza di 2 metri dagli alunni, potranno abbassare la mascherina. Inoltre la temperatura corporea dovrà essere misurata a casa e non si potrà andare a scuola né salire sugli scuolabus se il termometro segnerà più di 37 gradi e mezzo. Se si dovesse poi rilevare un positivo tra gli alunni, si attiverà la figura del referente Covid individuato dalla scuola e verranno contattati i genitori dello studente. Nel caso di una successiva positività verrà avviata la ricerca dei contatti e verrà eseguita una sanificazione straordinaria della struttura nella parte interessata. In ogni classe abbiamo predisposto le posizioni degli alunni, metteremo anche dei piccoli segni che indicano la posizione esatta in cui va lasciato il banco e il distanziamento e le normative di sicurezza che prevedono la possibilità di lasciare passaggi, no, per eventuali vie di fuga. E le posizioni rispetto alle finestre che, come sappiamo, dovranno essere spesso aperte per areare, no, tutto l'ambiente e evitare che poi queste finestre vadano a finire nella testa di qualcuno, insomma. C'è ancora qualche nodo da sciogliere per il 14? Questo sì, perché le direttive del Ministero ancora non sono complete. Purtroppo con un po' di ritardo è stato affrontato il problema enorme
inutile preparare le aule e predisporre i banchi se gli alunni non possono arrivare perché i mezzi di trasporto non sono stati organizzati, no, in questo senso. Sappiamo che più della metà dei nostri alunni vengono dal circondario, quindi dovranno arrivare con i mezzi di trasporto. E sui trasporti scolastici ne abbiamo parlato insieme al direttore di Adriabus, Massimo Benedetti. Infatti ieri sera sono state definite le linee guida per il trasporto pubblico locale e la conferenza Stato-Regioni ha deciso di aumentare la capienza dei mezzi dal 50 all'80%. Sono state definite le linee guida per il trasporto pubblico locale e il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto pienamente le richieste avanzate dalle regioni, portando dal 50 all'80% la capacità di carico dei mezzi scolastici. Fumata bianca dunque per uno dei temi collegati alle nuove norme anti-Covid. Dopo il terzo tavolo di confronto tra Stato e regioni che si è concluso ieri sera alle ore 21, è stata definita la capienza massima di autobus e treni, nei quali dovranno essere privilegiati posti a sedere con il rispetto di precise regole per ridurre i rischi di contagio. La mascherina sarà obbligatoria, così come la sanificazione degli ambienti e un adeguato ricambio d'aria. A darci maggiori dettagli è il direttore generale di Adriabus, Massimo Benedetti. Posti soltanto a sedere o anche in piedi? Sono a sedere e là dove erano autorizzati quelli in piedi c'è quella famosa riduzione del 20%. Faccio l'esempio. Tratte e autobus dove erano autorizzati il trasporto di 20 persone in piedi ce ne possono andare il 20% in meno, quindi 16. Ora, ci spiega il direttore, rimangono da stabilire le soluzioni per il restante 20% di capacità di carico in meno sugli autobus, ma con il nuovo dato sulla capienza massima, aggiunto Benedetti, sarà sicuramente più facile rispetto alle precedenti condizioni. Aumentare il parco autobus è un po' complesso, perché reperire i mezzi non è molto semplice, anzi impossibile in tempi strettissimi. Naturalmente ci stiamo guardando anche con... non scartiamo nessuna strada. Noi abbiamo dei mezzi da noleggio con conducente che potremo sicuramente utilizzare sui percorsi dedicati agli studenti. Abbiamo qualche altro mezzo in dotazione e poi vedremo dove riusciamo ad arrivare. Parlo di autobus, faccio l'esempio, quelli che si utilizzano per le gite, li dirotteremo per il trasporto pubblico locale. Sono 16 i casi di positività al coronavirus nelle Marche, registrati nelle ultime 24 ore, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in quella di Pesaro Urbino, 3 nell'Anconetano, 2 in provincia di Macerata e 1 fuori regione. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 4 rientri dall'estero, Grecia, Kosovo, Albania, 2 rientri dalla Sardegna, 5 contatti all'interno delle mura domestiche e un contatto negli ambienti del divertimento. Il Gores fa sapere che i ricoveri sono aumentati da 14 a 15. Soltanto una persona rimane in terapia intensiva all'ospedale di Ancona, mentre diminuiscono i casi in quarantena per contatti con persone contagiate. E adesso torniamo a parlare dei tamponi obbligatori per i ragazzi autistici che frequentano i centri diurni, perché così come vi avevamo annunciato nei giorni scorsi, ieri le famiglie si sono rivolte agli avvocati. Avevano chiesto a gran voce di sostituire i tamponi con i test sierologici le famiglie dei ragazzi affetti da autismo che ritengono questi esami invasivi e discriminatori. Dopo la risposta dell'assessore Dimitri Tinti, che aveva ribadito la necessità dei tamponi affinché i giovani possano continuare a frequentare i centri diurni in tutta sicurezza, i genitori si sono rivolti all'avvocato. Non c'è stata nessuna evoluzione da parte dei servizi o di qualsiasi istituzione. Noi, come avevamo già preannunciato, siamo andati ieri mattina da un avvocato, il quale ci ha chiesto tutte le carte, le documentazioni, i vari protocolli per esaminarli. A fine settimana avremo un appuntamento e procederemo legalmente. Procederemo per vie legali in rappresentanza di tanti genitori, perché se a metterci la faccia siamo io e pochi altri, in realtà dietro di noi ci sono tanti genitori che per motivi personali, per diversi motivi, preferiscono rimanere nell'anonimato. Però è sicuramente una battaglia di più genitori a tutela dei diritti dei propri figli, a tutela di poter decidere per i propri figli, soprattutto quando si tratta
di cose invasive, molto invasive. E per un autistico un tampone, continueremo a ribadirlo, è una cosa molto, molto troppo invasiva. E mi dispiace, io non lo permetterò. A questo punto, visto che sembra che nessuno ci ascolti, la palla passerà ai giudici che decideranno cosa è meglio fare. Le mamme che proseguiranno questa battaglia per tutelare i propri figli ritengono che la vicenda continui ad essere strumentalizzata anche sui social network. Stanno continuando ad uscire post sociali dove l'argomento molto delicato è molto strumentalizzato, cioè sembra che adesso tutti si sono svegliati su questo argomento molto delicato e non ci stiamo a questa cosa. Anzi, continuiamo a raccogliere testimonianze da altri genitori di quello che è stato questo esame e non è una cosa bellissima quello che si sente, perché anche pochi minuti fa mi hanno fermato per strada perché ormai queste due facce sono diventate più comuni e rappresentano tante persone che sono venute e proprio ci fermano per strada e ci dicono che continuate ad andare avanti perché mio figlio oggi, ecco, mi hanno detto, l'hanno tenuto in tre, quindi la realtà è ben diversa. Non è vero che non ci sono stati problemi, ci sono stati tanti problemi, e che questo argomento delicato venga strumentalizzato adesso in campagna elettorale è una cosa vergognosa, e lo testimoniano anche i vari post che si può benissimo andare a leggere sui social. E quindi ribadisco, no alla campagna, perché è strumentalizzazione, e la strumentalizzazione noi non ci interessa, non ci vogliamo battere legalmente a questo punto, perché questa è la strada più giusta. Con 12 milioni aggiuntivi di provenienza statale, la Regione Marche potrà dotarsi di ulteriori strumenti straordinari per recuperare le liste di attesa per le prestazioni rimaste inevase nel corso dell'emergenza sanitaria. Il decreto del 14 agosto scorso consente di ricorrere a prestazioni aggiuntive per la dirigenza e per il comparto con l'aumento della tariffa oraria. Sarà possibile reclutare il personale con assunzione a tempo determinato oppure con forme di lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro. E adesso la politica. Il sindaco di Colli al Metauro Stefano Guzzi, candidato al Consiglio regionale nelle liste di Forza Italia, ha inaugurato la sede elettorale nel centro storico di Fano. Il taglio del nastro è stata l'occasione per ribadire gli obiettivi e le strategie del futuro delle Marche. Un territorio abbandonato e una regione di fatto non governata dal centro-sinistra, ne è convinto Stefano Guzzi, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia, Civici per le Marche. L'attuale sindaco di Colli al Metauro ha tagliato il nastro nella sede elettorale in corso Matteotti a Fano, insieme al candidato governatore Francesco Acquaroli. L'inaugurazione è stata anche l'occasione per fare il punto sui temi che per Guzzi sono stati tralasciati dalla giunta Ceriscioli e sulle battaglie da portare avanti, con l'obiettivo, così come recita lo slogan, di governare per davvero. Sono molto convinto che le Marche meritino un giro di boa. L'amministrazione uscente, l'amministrazione Ceriscioli, non è stata una cattiva amministrazione, è stata un'amministrazione che non ha governato, cioè non ha lasciato nessun segno evidente, ha portato avanti il lavoro solo tramite i burocrati, i dirigenti regionali, senza dare direttive, senza risolvere i problemi, tant'è che la sanità ne soffre, tant'è che la viabilità ne soffre, tant'è che i terremotati marchigiani dopo 4 anni di fatto sono quasi come 4 anni fa, è un problema molto serio. Io il mio massimo impegno lo metterò sotto alcuni punti di vista: la vicinanza alle piccole e medie imprese, quelle del territorio, per fare in modo che i nostri territori, anche dell'entroterra, rimangano vivi, rimangano diciamo presenti anche come attività, cioè i cittadini devono avere i servizi sanitari, viabilità e altro per poter rimanere sul territorio, a presidiarlo. Sono diversi dunque i settori sui quali, secondo Guzzi, sarà necessario intervenire, dalla sanità alle infrastrutture, dall'economia al sociale. Una cosa che ci tengo molto, e che questa non la sento mai dire a nessuno, la Regione Marche in questi ultimi 5 anni non ha avuto un assessore ai servizi sociali, non c'è.
è tutto accomunato all'interno della sanità, ma sappiamo benissimo che ci sono tante situazioni di sofferenza, particolarmente legate anche a questa crisi grossissima legata al Covid, che però si ripercuote anche sull'economia, quindi su anche le difficoltà alle famiglie delle persone. Ecco, serve assolutamente che ci sia un assessore, un assessorato dedicato all'attenzione verso il mondo del sociale, quello che non c'è stato finora. Quindi tanti temi, forse nessuno nuovo, ma qui non si tratta di temi nuovi, si tratta di affrontare i temi anche vecchi che non sono stati mai risolti. E anche quest'anno, nonostante le difficoltà organizzative legate all'emergenza Covid-19, sta per prendere il via l'incontro internazionale polifonico Città di Fano. 47esima edizione che quest'anno è orfana però dei cori provenienti dall'estero. La musica e la coralità non si fermano neanche in questo anno particolare. Nonostante le difficoltà organizzative causa Covid, infatti, l'incontro internazionale polifonico Città di Fano procede grazie al lavoro in sinergia tra l'assessorato alla cultura e ai beni culturali del Comune di Fano e del Coro Malatestiano con la sua 47esima edizione e si reinventa per poter rispettare le normative anticontagio, offrendo comunque una grande varietà di appuntamenti ed incontri. Quest'anno, causa Covid, abbiamo dovuto cambiare un po' di cose, quindi ci sono delle novità che volevamo realizzare e altre che siamo stati costretti a realizzare. Quindi le novità sono i concerti che avranno il coro distanziato, i coristi distanziati tra loro, anche un numero ridotto di persone che possono venire ai concerti, quindi consiglio a tutti di prenotare i posti o di arrivare un po' in anticipo ai concerti per riuscire ad avere i posti. Nonostante inoltre l'assenza di cori provenienti dall'estero, le novità saranno comunque numerose. Novità importante è un progetto dedicato a opere gigantesche del Rinascimento, che sono per 40 voci e che abbiamo pensato proprio di realizzare nell'anno in cui si parla di distanziamento sociale. Sono opere che dividono il coro in 8 cori distanziati tra loro, quindi è una cosa che non riguarda il Covid, però che un po' ci ha fatto ripensare al tema dello spazio. Tra le altre novità, un concerto dedicato a Raffaello, perché quest'anno è un importante anniversario di Raffaello, che aprirà proprio il festival il 2 mercoledì e quindi era giusto che Raffaello fosse celebrato quest'anno. Qualità e varietà saranno le parole d'ordine di questa edizione, che spazierà in un repertorio musicale ampio che passa dalla musica antica contemporanea di Raffaello a quella degli anni 60 e 70 del Novecento. La proposta di quest'anno comunque è ricca, perché spazia dalla musica cinquecentesca e giunge al contemporaneo e in particolare giunge anche alle testimonianze diciamo musicali interpretate in chiave corale della tradizione musicale della canzonetta degli anni 60, degli anni 70. Ma soprattutto è un momento in cui siamo riusciti a intessere un buon rapporto con l'associazione ARCOM, che è l'associazione marchigiana dei cori, e molti cori marchigiani hanno aderito a questo nostro invito. Saranno presenti la domenica riempiendo di voci, di canto, di musica, vari luoghi caratteristici delle città, i luoghi, le location più suggestive, più interessanti, e poi tutti insieme, rispettando indubbiamente le distanze, confluiranno in piazza. Ci sarà anche un momento corale insieme in cui il pubblico è invitato a partecipare e cantare insieme a noi. Possiamo trovare tutte le informazioni necessarie sul sito coropolifonicomalatestianofano.com, nell'info fanoincontro@gmail.com e sulla pagina Facebook del Coro Polifonico. E con il mese di settembre, così come avviene in primavera, riapriamo l'album di famiglia per festeggiare le nozze d'oro dei nostri telespettatori. E allora questa sera ne abbiamo due.
La prima si tratta di Luciano Vedovi e Rosanna Cleri di Fossombrone, che oggi festeggiano 52 anni di matrimonio. Ieri invece Graziano e Giannina Bartolucci, che abitano nel quartiere di Sant'Orso a Fano, hanno festeggiato le nozze d'oro con una cerimonia che si è svolta nella chiesa di Santa Maria Nuova proprio come 50 anni fa. E naturalmente a tutti i nostri più calorosi auguri. L'informazione di Fano TV termina qui, ritorna però domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa Occhio ai Giornali. Arrivederci.